Ricetta numero 307 di Pellegrino Artusi. Braccioline ripiene. Nella cultura gastronomica italiana ci sono diverse preparazioni che prevedono la farcitura di un piatto. Si tratta di piatti delle feste, preparati per le ricorrenze speciali, in famiglia, per dimostrare ricchezza e abbondanza in cucina. Artusi, nella Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, nel capitolo dedicato agli umidi, ci segnala oltre 100 ricette. Allo stesso modo Artusi è già avanti con i tempi, anticipando quelle che sono oggi le indicazioni nutrizionali contemporanee. Piglia il cibo con misura dai due regni di natura, quindi la carne e la verdura. Per preparare le braccioline ripiene abbiamo bisogno di 300 g di braccioline sottili di vitello, 70 g di carne magra di vitello, 40 g di prosciutto crudo San Daniele DOP, qualche fetta di mortadella di Bologna IGP, qualche fetta di pecorino romano DOP, una spolverata di parmigiano reggiano DOP, un uovo, burro quanto basta, un bicchiere di vino bianco, sale e pepe. Prima di tutto prepariamo il ripieno delle braccioline. Lavoriamo in una ciotola la carne tritata, il prosciutto San Daniele da tritare al coltello, un po' di parmigiano reggiano, un uovo, altro parmigiano reggiano e un po' di pepe. Mettere da parte. Per il ripieno abbiamo utilizzato il prosciutto di San Daniele DOP. Prendere la carne e con l'aiuto di un coltello allargare bene le fette. Disporre al centro il ripieno e una fetta di mortadella Bologna IGP. Dopo aver disposto la mortadella Bologna IGP, prendere del pecorino romano DOP e ricavare delle fette di medio spessore. Disporlo al centro delle braccioline. Mettere un'altra fetta di carne sopra, ben allargata. Con l'aiuto di uno spago, chiudere il tutto.
Questa braciola sarà particolarmente saporita grazie all'utilizzo del pecorino romano DOP. Quando il burro si sarà sciolto e avrà raggiunto la temperatura, disporre nel tegame le bracioline a cuocere. Sfumare con del vino bianco. Profumare con l'aceto balsamico di Modena IGP. Una volta cotte, impiattare le bracioline ripiene con un po' del loro sugo di cottura e qualche goccia di aceto balsamico di Modena IGP invecchiato. Le bracioline ripiene numero 307 di Pellegrino Artusi sono un secondo piatto estremamente versatile, in cui il gusto di ognuno può orientare l'utilizzo di un ingrediente piuttosto che di un altro. Nel nostro caso abbiamo preparato un ripieno ricco e saporito, fatto di prodotti a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, come il prosciutto di San Daniele, la mortadella Bologna per conferire pienezza di gusto, pecorino romano per un tono più saporito, e l'aceto balsamico di Modena IGP, dall'inconfondibile sapore agrodolce tipico di questo prodotto dei sottotetti modenesi, conosciuto anche come oro nero.